sai, io insomma ho ascoltato tante dichiarazioni di queste settimane per quanto dovesse esserci questa presentazione ufficiale, tra domani e dopodomani, non c'è neanche precisione in merito per quanto riguarda la presentazione di Antonio Conte a Napoli. Su questa rido perché poi il mio procuratore sa che alla fine non ho firmato con niente o con nessuno. È lui che valuta queste cose, insomma, valuta le offerte, le vediamo assieme, poi ti fa sapere. Ma ripeto, ad oggi non ho firmato niente con nessuno, quindi rispetto ad tanti presidenti con cui parlo, insomma, incontro e quant'altro, anche e soprattutto su un rapporto con il presidente del Napoli, della Juventus, si fa ribadisco. Da qui a dire che io sarò tra due giorni, uno o due giorni, addirittura l'allenatore del Napoli, mi sembra un po' un'esagerazione, giusto per far passare questa smentita che mi sembra doverosa con l'altro. E ma io dico semplicemente poi che, e l'ho detto tante volte, come per tanti allenatori porto stima, rispetto e quant'altro, e quindi come tanti anche, insomma, è per Antonio Conte. Antonio Conte ha un ingaggio abbastanza elevato, ma senza entrare nel merito delle cifre e quant'altro, dirigenti, poi eventualmente un discorso che potesse riguardare squadra, insomma, da costruire, quindi certamente un gran bel investimento, ma ripeto, da qui a dire, come tanti hanno detto, che il presidente del Napoli ha detto che Antonio Conte tra il 4 e il 5 di maggio sarà il nuovo allenatore del Napoli, mi sembra un attimino una esagerazione, perché queste dichiarazioni io non le ho mai fatte. Poi chiaramente le avranno riportate alcuni organi di stampa, insomma, però ribadisco, mi sembra un attimino un'esagerazione. C'è uno scouting particolareggiato da parte degli addetti ai lavori per il nuovo allenatore del Napoli, ma ribadisco, queste dichiarazioni io non le ho mai fatte e quindi vengono comunque smentite in toto, ecco.